Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, spinto dalla paura di molte persone a parlarvi di un insetto impressionante, del tutto innocuo, la megascoglia, che per difendersi non possiede nient'altro oltre il proprio aspetto. Specialmente quando una creatura trascorre la sua vita senza crearci il minimo disturbo, è opportuno lasciare da parte ogni timore e cominciare ad apprezzarla. È un insetto da record e nasconde segreti a cui non sappiamo dare risposta. Sigla. La megascoglia è un insetto unimenottero come le vespe e le api, ma non appartiene alle loro famiglie come quelle dei vespidi o degli apidi, bensì alla famiglia degli scolidi. Non è rarissima, tant'è che molte persone sono rimaste spesso terrorizzate al solo vedersela davanti, catalogandola per errore tra calabroni o le vespe killer. Inoltre la fantasia popolare l'ha soprannominata con un ridicolo nome di vespa mammut. La famiglia degli scolidi nel mondo si compone di circa 300 specie, comprese in due sottofamiglie, i proscolini e gli scolini, suddivise in 11 generi: proscoglia, campsomeriella, campsomeris, colpa, crisoscoglia, dasiscoglia, micromeriella, trielis, triscoglia, megascoglia e scoglia. Gli scolidi si trovano distribuiti in tutte le parti del mondo, ovunque ci siano coleotteri scarabeidi, indispensabili per il loro scopo. Le specie di megascoglia e di scoglia che interessano in questa puntata vivono nell'Europa meridionale, fino alla Repubblica Ceca e la Russia, inoltre nel Nord Africa e dall'Iran alla penisola arabica. In Italia abbiamo 13 specie di scolidi, con 4 sottospecie. Generalmente vivono tutte sempre in luoghi, come abbiamo detto, legati alla vita di certi coleotteri. Nei boschi di querce, specialmente quelle anziane, dove si formano ceppi di legno marcescente. Nella macchia mediterranea crescono piante molto simpatiche agli scolidi, spinose e a fiori blu. Così nella Gariga, habitat della macchia degradata, dalla ridotta e bassa vegetazione, dove si trovano cardi selvatici e specie simili, e sulle spiagge temperate, sabbiose o ciottolose, con altra vegetazione spinosa, come la calcatreppola di mare, che tra le dune affascina sempre scolidi in quantità. L'uomo stesso contribuisce ad avvicinare questi insetti appariscenti. Le megascoglie si aggirano dove accumuliamo letame o trucciolame. Ma cos'è che le attira? La megascoglia bidens, tra le specie, è una delle più grandi. Con i suoi 4 cm di lunghezza supera qualunque vespa o calabrone. L'aspetto e anche i colori creano somiglianza tra un calabrone e uno scolide, ma confrontandoli ci rendiamo conto che sono abbastanza diversi. Le vespe possono pungere. Non risulta però che qualcuno abbia subito aggressioni da una megascoglia, a cui basta spaventarci. È un mimetismo batesiano, ovvero la simulazione di una pericolosità che non possiede. E anche se la femmina più battagliera ci pungesse, l'effetto sarebbe insignificante. Eppure gli stessi suoi nemici naturali non sempre osano aggredirla. Il gruccione è uno di quegli uccelli speciali che si nutrono di insetti, ma anche di specie come il pungiglione, che assolutamente non temono. Ancor meno li teme il falco pecchiaiolo, un rapace con penne spesse e strutture protettive, antipuntura, specializzato in vespe calabroni, che non si lascerebbe scappare un così grosso e attraente boccone. Nei suoi voli tra i sentieri, la megascoglia incappa impotente nella tela di un grande predatore, come il ragno vespa, e può dirsi spacciata. E se osa posarsi a terra per scavare dei misteriosi tunnel, tra il fango appare il rospo comune, con una lingua che invischia e neutralizza di tutto. Nelle specie di scolidi più comuni, il maschio si distingue per avere la testa nera, mentre nella femmina si evidenzia molto in giallo, come avviso per i predatori. In alcuni scolidi però il giallo è quasi assente. E conviene basarsi sul maschio, che è più smilzo, meno massiccio, con le antenne più lunghe per svolgere il suo unico scopo: intercettare facilmente una compagna con cui accoppiarsi. Poi la sua vita finirà molto presto. D'altra parte si tratta di insetti univoltini, cioè con una sola generazione all'anno. Finita la deposizione delle uova, anche la femmina resta poco tempo da vivere. Possiamo capire la particolare natura parassitoide di questi insetti, osservando come si nutrono gli adulti e le loro larve. Gli innocui scolidi volano sui fiori per cercare un alimento come vegetariani. Da adulti succhiano semplicemente sostanze zuccherine, ovvero il nettare.
Le larve degli scolidi nascono su altre larve che vengono divorate tralasciando la pelle. Sono prede appartenenti all'ordine dei coleotteri, grosse e polpose, nascoste nel legno marcio o nella terra. È forse utile accennare ai gusti, notati da sempre, che contraddistinguono questi singolari insetti. Le piante spinose da cui traggono il nettare. Il carciofo, Cynarus colymus, è probabilmente la loro pianta preferita. I motivi sono misteriosi, quasi sicuramente legati alla qualità del nettare. L'Italia ha il primato mondiale della sua coltivazione, per gli scolli di una pacchia. Non conosciamo bene il fiore, dato che raccogliamo una sorta di bocciolo, con le spine, prima che riesca completamente ad aprirsi e diventare poco commestibile. Il carciofo selvatico, Cynara cardunculus, è meno frequente, come logico, ma altrettanto gradito. Da notare è la somiglianza dei fiori. Si trova facilmente al centro e sud Italia e presenta molte sottospecie. Colonizza zone incolte e bordi di sentieri. Così il cardo pallotta, Echinops ritro, con le sue belle forme sferiche, ospita facilmente scolidi in diverse zone del Mediterraneo, compresa l'Africa del Nord. Anch'esso presenta fiori azzurri, a gemme al suolo, che possono sempre ripartire nella stagione adatta. Il cardo mariano, Stilbum marianum, importante benefica pianta medicinale, è un altro esempio di specie attrattiva. Il suo aspetto è infatti molto simile ad altre spinose. Questi gusti così precisi rappresentano un aspetto che ispira simpatia e sollevano una certa curiosità che probabilmente non avrà risposta. A questo punto dobbiamo anche parlare dei sensi speciali della megascoglia, che rappresentano un vero mistero. Vediamo come si rivelano. La femmina deve assolutamente rintracciare la posizione di una larva dove deporre il suo uovo. Si tratta quasi sempre di una larva di scarabeo rinoceronte, Oryctes nasicornis. È un coleottero abbastanza noto, che abbonda dove ci siano ceppi marcescenti o legno disfatto. È là che nasconde le sue uova, anche in profondità. Il nascituro si nutrirà di putridume vegetale e legno decomposto per 2 anni. Il terzo anno lo passerà trasformato in pupa, chiusa in un bozzolo, fino all'uscita come adulto in estate. Poi vivrà solo un altro paio di mesi. Per depistare la megascoglia sono stati fatti degli esperimenti. La femmina riesce a individuare la preda in ogni caso, anche sotto 20 cm di spessore, con la superficie del terreno imbevuta di benzina o di alcol per mascherare l'odore della larva di scarabeo. Allora ci si chiede come possa un insetto localizzare sempre il cibo di suo figlio, se non può servirsi dell'odorato. Che si tratti di speciali onde o cos'altro? Fatto sta che la femmina, scavando con le potenti mascelle, raggiunge la larva di scarabeo rinoceronte. Non l'uovo, badate bene, ma le serve una larva. Quindi deve azzeccare il periodo preciso, deve far combaciare il suo momento di deposizione con lo sviluppo del coleottero. Vi sembra poco? Vorrei ricordare che, non trovando la preda preferita, lo scolide è costretto a ripiegare su altri insetti dalla biologia simile. Il maggiolino marmoreggiato, Polifilla fullo, scarabeo anch'esso, può andare bene e offre una larva abbastanza grande, adatta ad essere parassitata. Così il cervo volante, Lucanus cervus, che fa nascere i suoi figli nel legno malato e in degrado, permette una buona soluzione per una megascoglia. Possiamo anche aggiungere il dinastino dai 5 denti, Pentodon idiota, un po' più piccolo, ma con una larva sufficiente a essere occupata da un famelico aggressore. La larva della megascoglia si sviluppa a spese del figlio dello scarabeo, che anestetizzato resta carne viva e non fa tempo a marcire. Nutrita a sufficienza, si trasforma in pupa, ricoprendosi di un pozzolo, per aprirsi nella primavera seguente. Emerge così dal luogo che gli ha fatto da rifugio e ripete il ciclo dei suoi genitori. Del tutto solitari, sono esseri totalmente diversi dagli insetti sociali, come le api, le vespe e le formiche. L'accoppiamento è l'unico momento in cui vengono temporaneamente a contatto. Per completare l'argomento che riguarda questa famiglia, possiamo presentare alcune diverse specie di scolidi. Per motivi di complicazione di nomenclatura scientifica, indicheremo i loro nomi nel modo più semplice e schematico. La megascoglia flaviforms, ovvero tradotto scoglia dalla fronte gialla, è molto colorata e comune in Italia. In questo caso il maschio ha la testa nera. La femmina è enorme, fino a 6 cm, ha 4 belle macchie gialle sul dorso. Viene considerata utile, ma lo è solo con pochi scarabeidi dannosi.
La scoglia ortorum, tradotto la scoglia degli orti, è più allungata e anche la femmina può avere la testa nera. Ha le ali marrone rossiccio, ma come quelle di molti scolidi. La scoglia irta, così chiamata per la pelosità che presenta nell'addome, è più piccola, con 2 cm e mezzo di lunghezza. Le antenne dei maschi sono più lunghe. La scoglia sex maculata, ovvero dalle 6 macchie, infatti non presenta le solite 4 macchie, ma ne ha 6, di solito bianche, ma anche gialle. E la specie più piccola, 1,5 cm. La specie colpa quinquecincta, che vuol dire 5 volte circondata, presenta 5 anelli intorno all'addome, biondi e pelosi. Zampe marroncino rossicce e tutto il resto è nero. La femmina però, molto elegantemente, ha l'addome rosso. A un altro genere diverso appartiene la Campsomeriella toracica, che mostra nel maschio un bel pellicciotto bianco sul torace e l'addome è a strisce arancione e nere, un po' da vespa. La femmina, abbastanza diversa, è nero lucido con ali iridescenti e il torace a peli rossicci, gli occhi grandi e arancione, le antenne corte, misura poco più di 2 cm, mentre il maschio è la metà di lei, con antenne più lunghe. Vediamo infine una specie molto simile, la Dasiscoglia ciliata, i cui peli delle giunture sul corpo nero lucido sono ancora più biondi. La troviamo in molte parti dell'area mediterranea, in Italia solo in Sicilia e Sardegna. È importante perché è impollinatore dell'orchidea Ofride specchio, Ofris speculum, che emana feromoni simili alla femmina e il maschio, specchiando se stesso nel fiore lucido, crede anche di vederla. Cari amici, concludiamo questa visita agli scolidi e l'interesse che rappresentano le loro misteriose facoltà. Iscrivetevi per accompagnarci nella natura, cliccate sulla campanella e sarete avvisati ad ogni nuova puntata. Grazie di esserci. Ciao!